Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo qui con Formula 1 2022, signori, nel Gran Premio di Singapore. Qui la vedo male, signori, proprio male, male, male. Allora, prima di partire con il Gran Premio, io direi di andare a prendere le componentistiche nuove, signori. Devo solamente un attimino capire come cazzarola. Sì. Questa è la 1, ok, ci abbiamo fatto 219 giri, 219 giri. Ma di che stiamo a parlare? Giri 0. Non capisco giri. Tempo in pista sura 133 giri. Ok. Ne possiamo fare 87. Ok, qua ne abbiamo fatti 132. Ok. Con questo 0. Quindi andiamo a mettere la componente numero 3. Perfetto. Montaggio anche della 3 qui. Sì. Cambiamo tutto, signori. Tanto questo è il 18° Gran Premio, se non sbaglio. 133 su 215. Sì, cambiamo tutto. Sì, male che vada l'ultimo Gran Premio. Ci pigliamo, sì. Ci ordiniamo dei pezzi nuovi su Amazon e vediamo se riusciamo. Unità 3, 132 giri, 45%. Sì, unità 3. Metti tutto nuovo. Metti tutto nuovo. Così, così mi piace. Perfetto. Avete montato tutto? Mi state per gli app in giro? No, montaggio. Stanno a montare tutti. Perfetto, signori. Partiamo con le qualifiche. Prima di partire col video, io vi ricordo di lasciare like, di condividere, di iscrivervi e di lasciare commenti e suggerimenti, signori. Allora, la vedo male, dicevo, perché Singapore è un circuito tostissimo, tostissimo. Le qualifiche, le prove libere non sono andate benissimo. Non andranno bene nemmeno nemmeno la qualifica e la gara, soprattutto perché vedo i muretti molto vicini e qui proprio la possibilità di superare noi. Sono pochissime, signori. La possibilità che ci superano sono tantissime e noi non riusciremo minimamente a difenderci. Quindi vedo proprio un Gran Premio sfortunato di me. Non è tanto per dire, ma vedo proprio un Gran Premio molto complicato, molto difficile. Molto difficile. Sono queste comunque questi tratti di accelerazione in cui noi, come al solito, non abbiamo accelerazione, quindi non abbiamo che cosa fare. Però, boh, ci proviamo, signori, ci proviamo. Ah, abbiamo tutto proprio perché lì ci siamo proprio fermati, lì ci siamo proprio fermati, signori, perché giustamente siamo così e infatti già siamo ventesimi, ventunesimi, stiamo a fa peggio di Monza. Mamma mia. No, signori, è complicato, è troppo angusto come circuito, troppo fuori le nostre corde. A noi piacciono i Gran Premi quelli belli, larghi, in cui ci puoi anche mangiare, fermarti, invitare gli amici, stare belli larghi, tutti seduti, ognuno col proprio posto. Questi Gran Premi così angusti non fanno per noi, non fanno per noi. Il muretto l'abbiamo già sentito, il muretto l'abbiamo già sentito anche da questa parte, così abbiamo perfettamente coordinato il musetto. Perfetto, ok. Diciamo che il musetto è sistemato, quindi abbiamo dato quelle due bottarelle che l'hanno sistemato completamente. Bene così, 22esimi, signori, mamma mia, siamo tornati nell'abisso. Siamo tornati nell'abisso. Eravamo riusciti un attimino a risollevarci in qualche Gran Premio nella fase centrale della stagione. Ci siamo nuovamente abbissati pesantemente, perdendo posto, perdendo punti con La Ricciardo griglia che di ci batte partenza in per la gara di qualifica e domani è quindi chiusa, che ma posto prima di batte Ricciardo iniziare nono. dobbiamo Vabbè, abbiamo esprimere perso qualche pure opinione. sta sfida, signori. Ma porca miseria. Abbiamo perso pure sta sfida. Lui ci guadagna un punticino, si porta a 14 su 15. Gare rimanenti 2. Ah no, forse non l'ha considerato. Non, le qualifiche non le considera. Pensavo considerasse pure le qualifiche. Signore, la vedo difficile. Difficile anche perché in partenza non potremo fare chissà quali partenze perché le curve sono strette. Sbatteremo a muro, sbatteremo a muro molto 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 facilmente. Allora, io vorrei utilizzare un solo flashback, signore, perché questa gara è destinata a finire a muro. Cioè, non ci sono se, non ci sono ma. Proprio perché nel momento in cui tenteremo una difesa della posizione, i muri sono troppo vicini, signore. Le altre macchine non possono sparire, quindi nel momento in cui cercheremo la difesa della posizione, sbatteremo a muro come niente. Quindi io direi, ripetiamo quante volte sarà la partenza, perché io anche lì
ci incapperemo in maniera pesante, proprio autoscontro sicuro. Appena siamo al primo giro che corriamo, incrociamo l'incrociabile e utilizzeremo un solo flashback, signori. Perché sennò sta gara diventa infinita. Comunque, vediamo la griglia di partenza. E in seconda posizione c'è Charles Leclerc. Nel resto della griglia invece Hamilton, Sainz, Lando Norris e Perez, Bottas, Russell, Ricciardo e Fernando Alonso, Mick Schumacher, Vettel, Kevin Magnussen e Albon, Ocon, Gasly, Guanyu Zhou e Yuki Tsunoda, Stroll, Latifi, Liam Lawson e il pilota proprietario. Liam ha Manca fatto poco e le pure 5 luci del cagare semaforo. Ora mi pesantemente. chiedo, Luca, Che cosa bellissima, signori. Niente, il nostro ingegnere di pista neanche ci parla, perché anche lui è stressato. Sa che sta gara dovrà riportarci a casa pezzi pezzi. Quindi non c'è possibilità. Non c'è possibilità alcuna. Già qua in partenza si sono andati tutti. E qui si spingono tutti, però signori! Mannaggia a voi e le vostre sorelle. Ricciardo è lì, ma noi abbiamo perso un pezzo del tono. Andiamo all'interno su Ricciardo! No, 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 porca miseria. Ricciardo se n'è andato, vero? Quanto siamo? Sedicesimi. No, no, fermi, il flashback. Mi gioco il flashback qui su Ricciardo. Riesco ad avere ancora la possibilità della traiettoria, sì. Mi gioco il flashback su Ricciardo. Lui qui passa. Va bene, non abbiamo più l'alettone, signori, ma il nostro obiettivo è Ricciardo. Il nostro obiettivo è Ricciardo. Il nostro obiettivo è Ricciardo. Dobbiamo fare fuori Ricciardo, signori. Frenatona. Dai, 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 lo infiliamo qua, Ricciardo, lo infiliamo qua. Grandissimo, grandissimo il sorpasso e il controsorpasso. Taglio di curva, va bene, va bene, va bene. Dai, corso, dai, 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 dai. Dai, dai, mi sono casato, signore, mi sono casato. Frenatona, frenatona. Non abbiamo più l'alettone anteriore, ricordiamoci. Questa curva così non ci voleva. Dai così. Manteniamo, manteniamo, teniamo, teniamo, teniamo. Frena, 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 frena. Non abbiamo l'alettone. Porca miseria, l'abbiamo sentito che non abbiamo l'alettone. Dai, 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 dai. Dove sta, da che lato è la prossima curva? Da quello. Frena, 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 frena. Dai, che cazzarola mia. Non avere l'alettone fa tantissimo, signori. Purtroppo correre senza l'alettone non sembra, ma a Singapore si sta rivelando una cosa complicatissima. Dai così, dai così, dai così, dai così. Frenatona qui. Curva stretta, ok. Qui freniamo leggermente. Dai, 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 dai. Dai, 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 dove stai andando? Dove stai andando? Non ci provare. Ma porca miseria, costretti ad andare larghi. Costretti ad andare larghi, però va bene. Un giro l'abbiamo portato a casa, signori. Un giro l'abbiamo portato a casa. Non ci avrei scommesso minimamente niente. Però un giro l'abbiamo portato a casa. Dai così, dai così, dai così. Metà sorpasso. Dai, 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 dai. Dobbiamo cercare di guadagnare il più possibile. Dai, zitto, non ho tagliato niente. Non ho tagliato niente, stai zitto. Dai, 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 dai. Dai, 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 peccato, abbiamo perso tutti e due gli alettoni. Già, nel senso, abbiamo perso l'alettone anteriore proprio in modalità kamikaze. Buono, buono, ok, buono. Buono. Subito, 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 vai con l'ERS. Vai con l'ERS, lo staccalo. Curva difficile, ma la facciamo bene, la facciamo bene. Controcurva, vai così, sto vomitando, signori, sto vomitando. Frena, 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 frena. Gira e accelera. Dai così, Russell arriva a tirare le scatole, Russell mio. No, dai. No, signori, no, non ci sto. Dai, però, dai, no, così no, così no, così no. Avevo detto che il flashback me lo utilizzavo una volta sola, però così no, dai. Così no, così no, così no. Va bene, Russell vuole passare, la facciamo passare, Russell. Ah, ora si è messo dietro, Russell.
Mannaggia te a chi non te lo dice pure. Ti lascio lo spazio, Russell mio, ti lascio lo spazio. Ma non ci devi rompere il chilometro. Il chilometro di pista, non ci devi rompere il chilometro di pista, Russell mio. Dai, cazzarola. Questo punto mi serve come il pane. Mi serve come il pane questo punto. Ah, niente, questa l'ho sbagliata proprio. Russell, dai però. Guarda, ci stai un attimino iniziando ad annoiare. Russell mio, ci stai un attimino iniziando ad annoiare. Dai, non mi interessa se hai una Mercedes e sei più veloce di me. Non mi interessa. Noi siamo la Maullo Racing, non abbiamo paura di nessuno. DRS abilitato. Mamma mia, ora ci sverniceranno male, signore. Ora ci sverniceranno male. È che sta macchina non gira, proprio non gira. Tutto questo Russell, Ricciardo ha superato Russell. Ricciardo, io ti avverto, io ti avviso, Ricciardo. Ricciardo, io ti avviso. Silenzio di alta... Ah, alta tensione, mannaggia! Stiamo facendo da tappo in una maniera paurosa. Stiamo a fare da tappo in una maniera paurosa. Andate a cagare. A chi devo far passare? L'ho fatto passare, mannaggia! Il delirio, signori, è successo il delirio a Singapore. Oh, porca miseria. La pista è libera, bandiera verde. Devi rallentare prima di entrare in curva, non vogliamo una penalità. Perché c'ho 2 secondi di penalità? L'ho restituita la posizione. Signore, qualcuno mi spiega perché ho 2 secondi di penalità? Quando l'ho presa sta penalità? Boh, l'ho restituita la posizione a... A chi è? A Schumacher? L'ho restituita la posizione a Schumacher? Perché mi hanno dato la penalità di 2 secondi? Vabbè. 2 secondi di penalità. Va bene. L'importante sarà arrivare alla bandiera a scacchi. A questo punto. L'unico obiettivo è riuscire ad arrivare alla bandiera a scacchi. Soprattutto arrivarci davanti a Ricciardo, signori. Una gara che era messa completamente fuori dalle nostre corde. Ce la stiamo facendo bene. Ecco io perché parlo. Dai così. Ci stiamo difendendo bene. Non abbiamo più l'alettone, abbiamo malapena lo sterzo della macchina, però ci stiamo difendendo bene. Ecco, se magari evitano di venirci a dosso nelle curve, io direi che sarebbe meglio per tutti. Mamma mia, che gran premio brutto, signori. Nel senso, per chi lo sa fare deve essere molto bello, ma per noi è un gran premio terribile. Terribile. Partendo nelle retrovie c'è poco da fare. Allora, noi la nostra gara la stiamo a fare su Ricciardo, signori, quindi. Manco per noi stessi, la stiamo a fare su Ricciardo. Abbiamo 2 secondi di penalità, ma penso che dovremmo. Non lo vedo più nel radar, quindi l'avremmo fatto fuori. Ai! Con qualche massa strana. Ma a noi questo interessa poco. Dai così. Interessa poco averlo fatto fuori con qualche mossa strana. L'importante è che noi stiamo qui. Ultimo giro, signori. Ultimo giro a Singapore. Per la Maullo Racing e per Pam Maullo. Dai, che cazzarola, la macchina non cammina. Non gira la macchina, non ne vuole sapere niente, non gli interessa, la macchina non gira, signori. Ai, va bene. Qui loro apriranno il DRS, va bene, ma noi non abbiamo paura di nessuno, signori, non abbiamo paura di nessuno. Vai all'esterno, vai. Se ci riesci te ne andare all'esterno, zio. Occhio alla pista però che poi finisce. Occhio alla pista che finisce e non riesce a fare nulla. Dai così. Ma chi è? Magnussen.
e Magnussen. Dai. Dai, così, sempre di lì si passa. Di qua non si passa. Si passa sempre da quel lato. Fai quello che vuoi. Se vuoi passare, se vuoi rischiare la vita, infilati e ci provi. Ma tu sappi che. Dai, così. Dai, come dà il sorpasso. Dai, attivala tutte cose. Intanto il 14esimo è sotto un secondo. Quindi sicuramente finiremo intorno alla 16esima posizione, signori. Penso di sì, penso che finiremo intorno alla 16esima posizione. Se non facciamo altre sbavature stupide, penso che finiremo, sì, intorno alla 16esima posizione. Sono partiti i fuochi d'artificio perché il Gran Premio è finito. Ha vinto Max Verstappen, signori. Noi ci interessa poco e nulla di chi vince il Gran Premio. Un giorno anche noi saremo in quelle posizioni e faremo la storia anche noi, ma non è oggi, non è questo il momento. Andiamo a chiudere, signori, questo Gran Premio di Singapore che non ci avrei scommesso nemmeno la lira. Chiudiamo in posizione numero 14esimi. Va bene. Eravamo 12esimi, abbiamo perso due posizioni. Pilota del giorno, Papo Maullo. Pure siamo stati pure piloti del giorno. Sono quasi emozionato. Incredibile. Abbiamo battuto Ricciardo. Sta signorina c'è sempre. Potevano fare due signorine diverse? No, c'è sempre sta signorina. Si sono piazzati su sta signorina e non c'è sempre lei. Ottimo, ottimo. Soddisfatto. 14esima posizione a Singapore. Partendo 22esimi. Non ci avrei scommesso una lira. Eppure ci siamo riusciti. Attenzione. Si accorcia la classifica tra la prima posizione e gli inseguitori. Ricciardo è arrivato ultimo. Mi dispiace tantissimo. Si è dovuto fermare box. Quanto mi dispiace per Ricciardo. Liam Lawson partito 21esimo, è arrivato 19esimo. Bravo Liam. In classifica noi c'è qualche situazione particolare. Siamo 12esimi nella classifica costruttori. L'asse è 30 punti sopra di noi. Dobbiamo stare attenti all'Alfa Tauri. L'asse oramai è raggiungibile. Niente da fare. Va bene, signori. Andiamo avanti. Avviciniamoci al prossimo Gran Premio. Com'è che finire sul podio senza medaglia il giro più veloce? Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, io sono arrivato davanti lui e lui ha guadagnato un punto in più di me. Cioè, non ci posso credere. La pazzia. Abbiamo fatto di tutto per batterlo e lui in tutto questo è riuscito a fregarci. Bene. Abbiamo preso pochissimi soldi perché tutte e due abbiamo sfasciato una macchina. Bene, però siamo a 2 milioni e 94. Boh. Meglio di niente. Ok, signori, vediamo se possiamo sviluppare qualcosina. Mettere in sviluppo qualcosa, così vediamo di cercare di migliorare sta macchina che non ne vuole sapere niente proprio di migliorare. Non le interessa proprio. Non è una cosa che le interessa. Ok, ah, il prossimo Gran Premio è dopo due giorni praticamente, ho capito. Spot promozionale pilota, va bene. Struttura, abbiamo 2 milioni e 9, non farei niente, così andiamo a prendere 3 milioni per poter far questo e fare un attimino altri punti risorsa. Qui possiamo fare qualche cosa con 1 milione e 7 di punti. Copertura motore. Fama copertura motore, quando arriva? L'anno prossimo. Va bene, fama copertura motore, come dici tu. Rimaniamo a 431 punti. Che cosa bellissima. L'unica cosa che stiamo sviluppando. Bene, ottimo. Andiamo avanti, signori, e ci accingiamo al Gran Premio del Giappone. Okay, abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica. Saranno sulla macchina prima del prossimo Gran Premio. Sì, ma che cazzo la dici? Non abbiamo pezzi e sono arrivati nuovi. Abbiamo sviluppato qualcosa di nuovo? No, ma che stai a dire? Questo si droga la mattina, signori. Va bene, detto questo, io vi ringrazio per questo video. Vi ringrazio per like, per i commenti, per le suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo aggiornamento. Bella, raga. Ciao.